buongiorno a tutti quanti voi. Vogliamo leggere oggi in Esodo, al capitolo 33, i versetti 18 e 20. Mosè disse al Signore: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Ma Dio rispose: «Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere». Un corpo nuovo. Sono convinto che questo sia il desiderio di ogni essere umano, poter vedere Dio, sapere com'è fatto, ma come abbiamo appena letto, questo è impossibile perché si morirebbe. Ma perché? Sembra quasi che Dio voglia mantenere segreta la sua identità per non farsi riconoscere. Come uno di quei personaggi dei supereroi dei fumetti, tipo Superman, Batman, eccetera, o come fosse un agente segreto sotto copertura di quelli che si vedono in tanti film. Il tono di Dio nella risposta a Mosè sembra piuttosto minaccioso, come per dire: se scopri la mia identità sarò costretto ad ucciderti. Niente di tutto questo. L'uomo non può vedere il volto di Dio per una ragione del tutto diversa, e il tono che Dio usa non è per nulla minaccioso, ma è un tono pacato e amorevole che sta spiegando il perché né Mosè né nessun altro avrebbe potuto vederlo. Nessuno tranne Gesù, ovviamente, il quale in Giovanni 1,18 afferma: «Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere». Poi al capitolo 6, versetto 46, specifica: «Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio, questi ha visto il Padre». Per capire il motivo del perché nessuno può vedere Dio e continuare a vivere, voglio raccontarvi una mia esperienza, che non è solo mia, perché sono sicuro molti di voi avranno già fatto. Un giorno, ancora giovane della fede, decisi di voler affrontare anche la morte pur di vedere Dio. Mi chiusi nella mia camera e, quasi al buio, mi inginocchiai poggiando i gomiti sul letto. Quindi cominciai a supplicare Dio di mostrarsi a me, anche se questo avrebbe potuto costarmi la vita. Passò più di mezz'ora e, mentre continuavo a pregare, sentii uno strano silenzio che riempiva la stanza. Cominciai ad avere un po' di timore e, vi assicuro, non sono un tipo che si impressiona facilmente. Ciò nonostante, continuai a invocare Dio affinché si facesse vedere. Dopo alcuni minuti sentii come se qualcuno si fosse inginocchiato accanto a me e avesse anch'egli poggiato i suoi gomiti sul letto, tanto da farmi inclinare da quel lato. Mi voltai di scatto, ma non c'era nessuno. Spaventato, mi alzai e uscii di corsa dalla stanza, chiedendo perdono al Signore per la mia stupidità. Avevo il cuore che mi batteva a mille. Durante una preghiera, ognuno di noi può percepire la presenza di Dio, e quando avviene, il nostro cuore risente dell'emozione che questa presenza provoca, facendo, tra l'altro, aumentare i battiti del nostro cuore. Una volta fui costretto ad interrompere una preghiera perché sentivo che il cuore non avrebbe retto per l'emozione, la gioia che stavo provando. Capii allora il motivo per il quale l'uomo non può vedere Dio e vivere. Capii che questo corpo non è adatto a sopportare l'emozione della gloria che esprime il volto di Dio. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice, nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, al versetto 42, «Così sarà pure la resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile». E ancora, nei versetti 51 e 52, egli dice: «Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi, viventi, saremo trasformati». Quindi, secondo la promessa, i credenti che sono morti risusciteranno con un nuovo corpo, mentre i credenti che saranno in vita vedranno il loro corpo cambiare immediatamente in un nuovo corpo. Un corpo eterno e non più soggetto a malattie, sofferenze, paure, ma, cosa più importante, un corpo adatto a stare alla presenza di Dio e goderne di tutta la gioia e l'emozione che esso procura. Se non crediamo fermamente in questo, allora non siamo dei veri cristiani, ma, come dice ancora Paolo, sempre nello stesso capitolo, al versetto 19, se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini.
Riesci ad immaginarti in un nuovo corpo che non è soggetto più ad alcun male, ma fatto solo per vivere felice nella gioia, nella pace, nella serenità, alla presenza di Dio e in eterno? Questo, se lo vogliamo, è il dono che il Signore ci ha fatto per mezzo di suo Figlio Gesù. E Dio vi benedica.